attorniato dalle zanzare. Quindi mi faccio pungere anche dalle zanzare, oltre che da... Ciao a tutti verdastri, sto facendo questo video per rispondere al tag di Ruben alias Kingelgard, Kingelgard Nomination, e facciamoci pungere. Che scopo ha questo video tag? Beh, la pensata di Ruben e di un suo amico, da quello che ho capito, è quella di ricevere una punizione per come stiamo trattando la natura. E questa punizione sarebbe quella di farsi pungere da un'ortica. L'ortica sarebbe Urtica dioica, il nome specifico, che a quanto pare basta zanzare. In pochi sanno com'è fatta, ed è questa è lei, che purtroppo in questo luogo a inizio luglio le ortiche hanno già finito di essere nel loro pieno vigore, e quindi questa si vede che è un po' malconcia, però fa il suo lavoro di pungere da brava pianta orticante, e quindi mi appresterò a coccolare quest'ortica mentre faccio le mie nomination, e mentre vi do uno spunto per riuscire a vivere in una maniera un po' più sostenibile. Cosa vuol dire vivere in modo sostenibile? Significa cercare di vivere lasciando la possibilità di usare le risorse che abbiamo oggi in natura anche alle generazioni future, e come ci stiamo comportando adesso non è proprio sostenibile. Quindi, cosa vi propongo per vivere in modo un po' più sostenibile? Beh, un'idea potrebbe essere quella di farsi un piccolo orto in casa. Se abbiamo la possibilità, gli spazi, potremmo farci un grande orto come questo che state vedendo adesso. Ma se non si ha la possibilità, basta anche un vaso su un balcone di casa, un vaso di pomodori, per esempio, oppure di qualche altra pianta edibile, mangereccia. E in questo modo, secondo me, si potrebbe già cominciare a fare qualcosa, comprando meno nei negozi, nei supermercati. Se lo facessero tutti, magari si potrebbe anche limitare questo tipo di coltivazione, e quindi limitare i danni che può fare. Quindi, secondo me, questa potrebbe essere una buona idea per cercare di vivere in modo più sostenibile. Però, ripeto, chi ha più spazio fa un orto più grande e ha più cose, chi ha meno spazio fa quello che può, ma comunque sarebbe utile. Quindi, mi appresto a fare le mie nomination facendo le coccole a questa ortica. Allora, io avevo intenzione di nominare, prima di tutti, Eliana di A. di To The Science And Beyond. Lei è un ingegnere e comincerà a fare ingegneria biomedica, e quindi il suo canale è permeato da tutte quelle divertenti cose riguardanti AIA, l'ingegneria. Eliana ha fatto tanto la simpatica sotto il video di Kingelgard, e quindi credo sia suo dovere continuare la catena, e quindi anche lei dovrà pungersi con un po' di... prendiamo anche l'altra, che sennò è triste. Lei dovrà pungersi, e quindi nomino Eliana. Dopodiché volevo nominare anche uno dei mascherati, diciamo, perché in realtà non si vede mai, e è il caro Davide Rufino. Davide Rufino invece è un naturalista, uno zoologo, per dirla come si definì Aya, come si definisce lui, e nomino lui proprio perché non si vede mai nei suoi filmati, perché si vedono solo immagini e schemi, eccetera. Quindi io avrei Aya anche finito, e vi do appuntamento al prossimo video, e mi raccomando, trattate bene la natura. Ciao a tutti.